buon pomeriggio a tutti. Stavolta non è colpa mia il ritardo. Comincio subito col dire questo. Confermiamo. No, dovete dire che non è colpa mia. È colpa, ragazzi, di Sinergo, dai, mettiamola lì. È colpa di Sinergo perché fa tardi tutte le volte. Basta. Non è vero, dovevo pisciare. Comunque, rispondo a chi sta commentando: la colonna sonora di All Gen non è mia, che non mi prendo meriti che non sono, ok, perché già l'ho visto scritto, non è mia, ok, perché sennò la sembra trovate. Che faccio il tributer. No, ne parlavamo prima, no, la trovate sul canale di Camilla Donoff, che era compositrice. Io mi sa che c'ho qualche problema col microfono, sapete in grado di dirmi cose che non faccio? Perché vedo audio orribile e tutto quanto. Il gain a 100.000, quindi gli altri si sentono normali bassini e tu col gain esatto. A un miliardo. Eccezionale. Anche la moderatrice dice che tu sei esplosivo e noi siamo spettri nella nebbia. Già apparso. Mi è partito, stavo scrollando la chat e non ho messo in evidenza. Però è fatta bla bene. Bla bla. Ok. Questa parte la vediamo solo noi, quindi volendo possiamo potremmo anche prendere un commento e leggerlo. Da. Volendo, sì, mentre Francesco sì, come sempre c'è sempre un dramma. Come va, ragazzi? Come va? Intanto che Francesco non che paura, evita di bla. Nicola, che paura. Sono spaventato. Non mi sono spaventato all'improvviso. No. Sto pensando che ormai se anche la situazione diventasse fluida e precisa, in futuro ogni diretta di Ocean deve cominciare con almeno 3-4 minuti di caos ed errori. No, vabbè, è tradizione. Prendere proprio uno stile e farci delle magliette. Va meglio. Va meglio adesso? Allora, vediamo un po'. Ciao, come va? Fra, no, no uguale. No, 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 perfetto. Senti i miei pensieri. Fammi leggere, Mario, che non leggo. Ho abbassato ancora di più. Ho abbassato ancora di più adesso. Puoi fare che tu. Adesso tutti bello. Bassi. Ragazzi, what the fuck? Chiaro. Non sto capendo. Ma Francesco, tu hai OBS? Cioè, sì, come streami tu? Streamlabs OBS, però c'ho il mixer di mezzo. Ma nelle barre audio di OBS non vedi qualcosa di strano? Tipo no, il microfono va rosso. No, no, assolutamente, anzi arrivo a metà barretta, non arrivo manco al giallo. Allora, aspetta, fammi aprire un attimo la chat, la live. Così. Adesso fra è bassissimo. Cambia direttamente. Sì. Che almeno... Comunque la prossima volta, Francesco, arrivi in ritardo, che è meglio. Se... Sì, così non parte proprio la live. Cosa c'è? Un ritardo, meglio il ritardo, dai. Ah no, Francesco, hai il microfono completamente distorto. Ma è basso ma saturato. Dicono cioè, proprio è distorto basso. Come se fosse col gain a 1 miliardo. Ma non so quando io telefoni alle donzelle di notte, disattiva il filtro, capito? No, sai cosa sembra? Sembra quando iniziavi una partita multiplayer in Modern Warfare 2, che in radiolina ti parlavano tutto distorto. È più o meno uguale. Deve essere colpa del mixer, magari soffia nella cartuccia. Ok, raga, prima che vado soffia nella cartuccia, io ti sento benone. No, vabbè, sì, ma è diverso. È diverso, raga. Tutto bene. Cambio microfono, arrivo. Ma no, ma è proprio mi ha sfondatissimo. È stranissimo. Ma poi noi ti sentiamo bene, quindi no, esatto. Raga, infatti, non è colpa del microfono. Prima di partire a parlare di videogiochi come al solito, posso farvi una domanda? Perché è una cosa proprio mia che voglio sapere. Secondo voi, perché nel 2021, dove anche la cassa Bluetooth da 10 euro del cinese suona dignitosamente, i citofoni fanno ancora cacare? Perché non credo si siano mai aggiornati, sai? Mi sa che sono quelli degli anni 80. No, ma pure i videocitofoni fanno cacare. Cioè, io a casa ho un videocitofono, sarebbe malissimo. Non lo sai che non lo so perché effettivamente. Ma tu hai quello con la cornetta o hai quello da tipo interfono? Con la cornetta. Capisci la cornetta, quindi si parla di tecnologia vecchissima.
Ah, tu dici che hanno ripreso le cornette vecchie per risparmiare. No, ma adesso io seguo un sacco di youtuber americani che hanno come pubblicità, come sponsor, uno sponsor di videocitofoni che tu attacchi Bing. E dove sei, sei Bing, esatto, bravissimo. E quello lì si vede e si sente da Dio, a quanto pare. Quindi è proprio una tecnologia vecchia, semplicemente i citofoni, proprio vecchia, vecchia. Mi devo fare sponsor, Bing. La storia di Bing è fantastica, acquisita da Amazon, un miliardino e via. Porca miseria. Vado a fare, vado a fare la storia con Amazon. Anche se poi ha provato ad acquisire Nintendo e... Beh, è stato un... Nintendo, ma che fosse stata parte, la risata è stata incredibilmente onomatopeica. Ma che bisogno ha Amazon di acquisire Nintendo? Fa bellissimi giochi di suo. per ora è a zero giochi, tra l'altro. Uno è chiuso, l'altro l'hanno rinviato di un anno. Quindi non si... per ora... Ma secondo me con un anno ci fanno poco. Io... Ma Ivinsky che ha detto di questa cosa? Marcin Ivinsky. Guarda. Com'è? Sentite Francesco bene? Male? È esploso? È muto? Com'è? Prova a riparlare, Fran. Aspetta. Bla bla bla. Ora come mi sentite? I picchi sembrano più o meno regolari ora. Sono a posto adesso, sì. Perfetto. Ora sei muto. Finalmente. Allora, più o meno, Francesco, adesso... No, okay. Allora... Non tocco più niente. Molto meglio di prima. Però... Si sente molto meglio di prima. Ma semplicemente, cioè, è tutto distorto, ma cambiando microfono te lo attenua. Però si sente comunque un po' distorto, capito? Io credo che ci sia un gain da qualche parte. Però lascialo così, non toccare più niente, lascialo così, perché va bene. Rispetto a prima si sopravvive. Il problema era devastante. È il gain. Ho abbassato di molto il gain. Ho abbassato di moltissimo il gain. Teoricamente ora dovrebbe essere ok. Non si dica che Francesco fa live tutte le sere, eh? Per l'amore di Dio. Io le faccio da solo, sono un lupo solitario. Ok, adesso è perfetto. Oh, finalmente. Ha risolto, ok. In un modo o nell'altro. Comunque, torniamo a noi. Che si diceva? Allora, prima del dramma del micro. Citofoni. I citofoni. Madonna, non parlate di citofono che per veramente... cioè. Qui abbiamo il citofono dello studio che suona ma non si sente. E se si sente il centro massaggi sotto, quindi un po' inquietante come cosa. Ma tu pensa quanto cazzo siamo vecchi che io ti ho detto per scherzo parliamo di citofono. Tu, a proposito di citofono, parti una storia di citofono. No, perché ce la stiamo sbrigando noi. È una tecnologia veramente di merda. Cioè, vi giuro. Prima. Citofoni. Vabbè, convertiamo l'argomento della live, lo convertiamo, mi sembra di capire che qua adesso si parla di interfoni, citofoni e possibilmente anche di telefono senza filo, che ai miei tempi funzionava benone. Poi il cordless, sì, fantastico. Se facessimo veramente una live sui citofoni, secondo me sarebbe tra le più viste di Twitch. Io allo stato attuale potrei parlarvi ore di citofoni. No, adesso dovrei aver sistemato gli audio. Oh, raga, io vedo i picchi uguali quando parlo io e quando parlano tutti gli altri. Dovremmo essere ok. La tua passione per l'ornitologia ti fa onore. Anch'io vedo i picchi dappertutto. Porca miseria, quella l'ho anticipata al pelo. È perfetta. Bene, allora, nel titolo abbiamo messo, sì. Come si chiama? Lapsus. The Medium. The Medium. Sì. Abbiamo deciso di chiamare la live con, diciamo, un titolo che gira intorno a The Medium, perché si parlava anche fra di noi prima. Per ora non sta arrivando, succedendo qualcosa di abbastanza importante da non renderlo fondamentalmente il protagonista, perché è uscita una ventina di minuti di gameplay che vedremo insieme, ma prima quel poco che si è andato a creare come discussione nell'industria del gaming ha fatto un po' di casino su internet, possiamo chiacchierarlo. Anche se mi sentite a me, vero? Sì. Si sente. Noi ti sentiamo, qualcuno dice che si sente, basta tutta la live. Ok, però io alzerò il video, ok, allora.
Ecco, ora sono un po' più alto lato mio, però vedremo. Ok, raga, no, ok, no, il volume è ok, raga. Sì, io non mi sento bene. No, noi ci sentiamo meravigliosamente, siamo stupendi. Ognuno sente l'altro con estremo... giubilio. Sì. Comunque, torniamo a noi, perché se no non ne usciamo. Mettiamo sto gameplay di The Medium, lo commentiamo insieme. Dai, saranno 18 mi sa che ho trovato la soluzione. Continuate a parlare. Di questo gioco next gen... L'unico gioco vero next gen, l'unico gioco che può dirsi next gen, e quindi guai se sbaglia okay. Lui, perché io mo ci metto il carico da 90, faccio a briscola a bastone a sto giro. Ok, no, io vorrei per il briscola a bastone perché mi sa che ho risolto finalmente. Ok. Ah. Ok. Ah, ok. Lo disse anche c'era... Gesù, disse c'era mi sa che ho risolto. No. Vabbè. Donna Mario oggi, che fatica. Se a raffica. A palleggio. Vogliamo partire con il gameplay? Beh, sono 18 minuti, quindi direi che potrebbe essere una buona idea, ecco. Però che non sono 18 minuti di cacamento di cazzo. Io, no, no. Io... che poeta, proprio. Allora, ti anticipo, sì. Tantissimo perché guarda. Allora, io la metto. Raga, nulla ci impedisce. Nulla ci impedisce di fare. Oh, mi sono rotto il cazzo. Cioè. No, schippi avanti. Oppure, no, ma raga, allora, secondo me va preso con la giusta calma. Perché questo non è un gioco frenetico, da quello che ho capito, anche guardando le prime. Il discorso è il primo gioco next gen. Io non l'ho visto il gameplay che è uscito, lo vediamo insieme, io sarò alla cieca ovviamente, però credo che riguardi più che altro il concetto di poter renderizzare un duplicato split screen ad alta qualità contemporaneamente, sì. Perché da quel che abbiamo visto anche prima, è un gioco normalissimo, senza nemmeno un guizzo particolare a livello di interazione, a meno che questo gameplay di una bella durata non stupisca, però... Lo spoiler di Karim mi ha emozionato. Ma non è, allora, è quello che dicevi tu, è un gioco normalissimo, quindi okay. Vediamo, allora. Quindi continuiamo. Avete tutti il vostro link, giusto? Io sono pronto a farlo. Io partire. Sono pronto sulla schermata, quando mi dite play, playo. Ok, ragazzi, pronti? 3 2 1 click. It all starts. Ok, non so spaccalo il mouse a sto punto. Ma possiamo essere cattivi? O devo essere sì, buono? E dire quello che vuoi. Allora è una merda io. Ma minchia, aspetta! No. Allora, lei ha una bellissima voce, posso dirlo. Lei ha una bellissima voce e su questo... Ecco, magari adesso possiamo cominciare a parlare. Però... Sì, è caduta con il... No, non fare la jalapas, proprio. Effettivamente è caduta strusciando col modello che andava in orizzontale in maniera irrealistica, però... Raga, è così la luminosità, cioè non è... Credo che sia un HDR tirato a palla. No, è ancora in log, bisogna fare color. Esatto, l'ho tirato in vivo. No, anch'io ho pensato al log, anch'io ho pensato... Bisogna mettere la loot, ragazzi. Un Rex 709 e passa la paura. Ah, tra l'altro è desincronizzato o sbaglio l'audio? Sì, leggermente sì, perché ragazzi, ha sparato. Non era live il video. Sì, no, è così. Mi ricorda tanto i film anni 80 con la caffettiera che... Non con la teiera, la caffettiera. I've had this dream. It's the end of sembra summer. La protagonista di Siberia. Madonna, è vero! Cosa hai tirato fuori? È verissimo. Scent of pines. Sempre per ricollegarci alla vecchiaia. Mamma. Non penso di aver mai visto un vetro così brutto come quello di questi bicchieri. Madonna, è vero? Oh. Ho pensato anch'io. Dai. Ti ricordi uno di quelli di trasparenti in Kingpin? Sì. Non è un bicchiere, è un ectoplasma, capito? Sta glitchando tutto, guarda. Aiuto. Ma bisogna vedere quanto è grande lo studio. Si giù.
giustamente. Ma pure se è piccolo, ce li avranno dei bicchieri per avere delle reference, no? Ma poi è sporco. Non è igienico. Il COVID, la pandemia. Vabbè, da sola. E le mani luride. Però le unghie a posto. Il nero è comunque un grigio 50%. Credo che. That day when the phone rang. Forse è l'upload, però, che è così. Bella, l'acqua è bella. No, forse è impostazioni di cattura sbagliate da parte di chi l'ha fatto, per forza. Sì. Che comunque, raga, fa perdere tanta profondità non avere i neri. Sì, perché ci sarebbe la profondità, cioè... E sì, a piazzo bisogna essere inclusivi. Quella casa là dietro con le taxi. Just the things he did every day. Quindi è ambientato a Campomarino in inverno il gioco. Recuperatevi Campomarino appena finisce la live, tutti a cercare Campomarino. Tra l'altro questo è uno degli stormi che decora dal terreno meglio fatti di sempre, perché di solito sono bruttissimi, mentre qua hanno avuto un'animazione un sacco curata. Nessuno ha pensato a quel gioco lì, nessuno. Proprio quello lì? Allora, quello lì. Quindi è proprio arrivati neri, ragazzi. È proprio sì, Siberia. L'anno, il movimento, questa inquadratura. Sapete cosa mi fa venire in mente? Una versione, tra virgolette, next gen di Broken Sword. Yeah. Sì, no, è proprio una roba. Le inquadrature sono quelle. Da quel che si nota, i comandi sono tank, ovviamente. Quindi fotogrammetria. 100% fotogrammetria. Sì, potrebbe essere. Potrebbe essere. Roba proprio next gen la fotogrammetria, ecco. Quell'orologio ce l'ha a casa mia nonna. Beh, è ambientato nel 99. Massimo 10 anni fa, giusto? Come sicuro. Ti piacerebbe, Michele. Ok, I think that's it. Devo dire la verità che guardate questo background, sembra in effetti una versione 3D della cura che avevano renderizzati in Resident Evil, mica male. Sì. No, mi piacciono anche le dollate delle inquadrature, quando lei entra nella stanza c'è la telecamera che si avvicina piano piano, no? Non è completamente statico la Resident Evil 2. Sembra in effetti una sorta di level up di quello che erano i fondali statici pre-renderizzati di Capcom, no? E non solo, ovviamente, ma... Io di questa tipologia di inquadrature fisse, ma no, odio il fatto che quando cambi stanza non sai mai se stai andando avanti o indietro con Madonna, la levetta. Non è vero, quello sì. Ti giuro, sai quante volte, Madonna. E qua ce lo vedo già il problema, già l'ho visto. Però posso dire una cosa, cioè se la sboronata next gen di questo gioco è il fatto che l'inquadratura sia splittata, il fatto che l'inquadratura sia pilotata sminuisce tecnicamente questa cosa a bestia. Beh, aspetta, però, bisogna vedere com'è quando si splitta, però. Perché... No, però ha ragione, nel senso che ti rallenta molto, si sa cosa andrai a renderizzare, perché se è così fissa sai già cosa renderizzerai, quindi non... La potenza no, fino a un certo punto. È un po' come un film, cioè è il regista che decide cosa farti vedere, cosa no. Quindi se sono bravi a farlo, effettivamente può essere figo. Se no, viene una merda. No, concettualmente, diciamo, concettualmente la cosa mi piace molto, però visto e considerato che l'inquadratura non è alla tua mercè, ma è già decisa in buona parte, o comunque sia, se non altro, l'angolo di visione è già deciso, rende meno complicato renderizzare la stessa cosa due volte. Tanto sai quella è la cosa che mi turba un po', e poi vedrete che è diviso orizzontalmente, non verticalmente. Quindi ma non l'avevamo vista così. Stringe così, guarda, così. Ma forse sì, sopra anche a destra e a sinistra, forse dipende dalle zone. Ah, no? Dici che cambia. Ma è possibile, il gameplay di gennaio che ho visto era orizzontale. Ragazzi, sì. Ma posso dire che le animazioni, specie quelle dei movimenti di lei, sono veramente brutti. Cioè, nel senso che puoi fare un gioco così coinvolgente, fai il braccio che fai così e la porta che se ne va da sola. È vero, la camminata è molto asset base, senza molto amore.
ma tolto quello, cioè, se ogni volta che gira un angolo va a sbattere di faccia contro il muro, cioè, non so se l'avete notato. Sì, allora, sì, diciamo che effettivamente quando hai un'ambientazione, o meglio no, un gameplay così old school nei confronti dei tank control, e a quanto pare mi sembra per ora sia esplorativo, puzzle, horror, se vuoi farti notare, mettere animazioni contestuali alla Uncharted, diciamo, in cui si appoggia agli oggetti, ci sta. Sì, da fare nel 2021, però non, cioè, non è perentorio, però sì, avrebbe fatto level up, bello. Anche perché comunque vieni lanciato solo su next gen, quindi in qualche modo l'utenza si aspetta di vedere qualcosa di, non dico di strabiliante, ma di pregevole, tutto quel no, ma è un gioco, cioè, credo sia la stregua di un giochino, non credo sia Madonna, è atroce sto velo, madonna. Secondo me è come dice Karim, nel senso che la mancanza di titoli next gen sta mettendo un peso su questi ragazzi e questo gioco che non aveva in mente di avere. Ma ascolta, ma uno, cioè, io mo non so dove sia uscito il primo gioco veramente next gen, però no. Cioè, no. Ma allora, per me non è tanto neanche a livello tecnico il problema, è che è soporifero a merda. Cioè... Ma infatti, io volevo lanciare l'hashtag cagamento di cazzo. Poi. No. Ma è il genere, però è il genere, non è tanto neanche il gioco. Il no, io comunque. Però vedi, adesso come. L'unica cosa che mi viene in mente, allora, a me, se è un'avventura grafica, chiamiamola così, a me piace anche come genere. Sembra strano detto da me. Però. Cioè, arrivare appunto da dire è il primo vero titolo next gen, è vero così, guarda. Cioè, un'avventura grafica, voglio dire, che ha queste animazioni, tra l'altro. Sì, ci sta la regia, ci sta la grafica, l'impatto visivo, sì, sì. Però guarda, no, cioè, l'avete visto il fatto che pure, sì, pure che stava registrando si è sbattuto al muro perché non so dove è quello andando. Sto dicendo, cioè, tutte le volte che cambia inquadratura sbatte perché guarda quella, questa, cioè, io penso che non comunque c'è chissà che questo è fortemente ispirato a Silent Hill e Kim Manker, comunque, madonna. Però la confusione nelle inquadrature è Devil May Cry-osa, Devil May Cry 1, sì, Cry-osa. Mamma mia, c'ho mal di testa, eccola. Ah, ok, niente. Beh, verticale. Metà e metà. Sì, sì, sì. Scusate, ma non riesco a resistere da fare una battuta che mi fa pensare ai nuovi ragazzi nati nel 2010 che diranno: oh, non ho mai visto questa cosa! Di schermo diviso in due! Si chiama split screen! Il futuro! Renderizzavamo cose diverse. Esatto. Comunque c'è la discussione in chat, non so se avete visto se il tizio somiglia più a Bezos o Galliani. Effettivamente. Insomma, un labbro che si muove, proprio non vogliono darcelo, no. No, gli hanno messo la maschera apposta, hanno detto vabbè, dai, così evitiamo. Oh, quindi da quello che mi è, quello che sto cercando di capire, lei investiga sui morti. E beh, la lei sa, medium. Non stiamo seguendo tutto, ragazzi, cioè i dialoghi. Però lei adesso il medium di solito ti mette in contatto con tua nonna, tua zia a seconda dei morti in famiglia che c'ha. Qua è diverso. Però lei quando conosce un morto e ci si mette in contatto e indaga sul perché la cravatta non si stacchi dal petto. Questa è la... Anche se però l'ha fatto prima col cadavere, qua no, qui è spiaccicato. Non preoccuparti, stai dicendo. Viene via con una spatola. Comunque a me viene da ridere a pensare che uno entra nella stanza e vede quella a parlare nel vuoto. Allora si esce, che apri la porta, guardi, poi te ne esci richiudendo. Piano piano. Eppure questa cosa mi intriga molto. Sì, se ha delle ripercussioni di gameplay... Esatto, deve. Diciamo che ne abbiamo viste tipo in The Tower of Shadows, nei giochi in cui si utilizza l'acqua, le ombre, no? Sì. Però non è mai in split screen. Allora...
Ma spero che abbia effettivamente ripercussioni lo split screen, esatto. Perché io questa cosa qua ce la vedrei tantissimo in prima persona a comando, come fu Titanfall 2 la campagna, dove tu cambiavi da una visione all'altra di due realtà diverse, passato e presente, nello stesso posto, e cambiava. Qui split screen mi sembra un po' sprecato, però bisogna vedere poi a livello di gameplay. Ragazzi, sarò un po' cattivo, ma posso dire che le animazioni sono proprio brutte. No, no, ma sono effettivamente. L'unica cosa buona è che nell'altro mondo lei c'ha i funghi pratajoli sulla spalla. Avete visto? Crescono questi funghi. No, nel senso, comunque, come impatto visivo è molto bello. Nel senso, comunque, l'ambientazione, magari il dettaglio, perché appunto, se ci si ferma a guardare magari mobili, qualcosa, le definizioni delle stanze, è molto curato, molto bello e ti immerge. Però le animazioni per me rovinano un po', sinceramente. Sì. Non sono all'altezza dell'impianto. Allora, l'impianto grafico non è sbalorditivo, però è gradevole. Le animazioni sono sgradevoli. Questo è il problema. Eh no, infatti, è quello che stavo dicendo. Ma comunque, purtroppo non ha neanche le spalle, poverina. Oh, io non lo riesco ad apprezzare, per niente proprio, zero, Guarda, a me incuriosisce, ma non Ti mettono 18 minuti di gameplay che sono i primi, quindi non sono decisi a livello pratico sul cosa mostrare al meglio. Però per ora ovviamente ci sono tantissime chiacchiere e non hai idea di come possa interfacciarsi questo poi più in là. Ma il bicchiere è di colpo diventato buono? Cioè il bicchiere nel filmato... No, perché prima erano filmati pre-renderizzati. Nei pre-renderizzati il vetro non può essere pre-renderizzato il filmato di prima. Guarda che aveva i neri, aveva la gamma completamente a fanculo. Quando è partito il gioco ci siamo riguadagnati i neri. Il primo sì, proprio i primi secondi sì. Poi non credo fosse più pre-renderizzato. E che cazzo è successo? Qua il vetro è accettabilissimo. Non ne ho idea. Cioè, per me l'ambiente è molto bello, ma i personaggi no, secondo me. È molto bello, è abbastanza nella norma per essere il 2021, cioè. Sì, nel senso è incredibile, è normale, cioè va bene, bellino. Sì, ok, ci sta. No, vabbè, ha qualche comunque si vede che è molto curato a livello di dettagli, posizionamenti e tutto ma cioè le do un po' per scontato, devo dire, dopo qualche anno di qualche generazione di dover un po' più che altro, in questo tipo di giochi, porca miseria, una cosa conta, cioè farti esplorare l'ambiente. Per quello devono farlo bene. Poi deve avere un grip, cioè ragazzi, io l'avrei già 14 minuti, ma a me sembra sia passata mezz'ora e non ha un grip. E tra l'altro è una cosa forte che dice mamma mia. E finisce così, tra l'altro. Ma come finisce così? Sì, finisce così. Poi ci sono crediti su crediti e poi un pezzettino alla fine, basta. Oh, porca miseria, vero? Più che altro non hanno fatto vedere niente, cioè che cos'è questo? Non è un gameplay, non ha fatto vedere molto delle meccaniche, delle cose, quindi... Ma perché nei primi 18 minuti di un gioco... Chi gliel'ha fatto il marketing, zio Paperino? Cioè, nei primi 18 minuti tu ci metti 4 minuti di crediti. Ma cosa c'è nella testa? No, ma non so neanche se facciano parte del gioco questi. Credo siano alla fine del filmato, ipotizzo, che hanno mandato a IGN, credo. Guarda, potrebbe anche essere, purtroppo... il momento in cui parte genuinamente il prologo video, nel senso che dopo la chiamata di questo personaggio intrigante o meno, tu dici questo è l'inizio, parte l'inizio del gioco. Quindi dopo di questi crediti probabilmente parte The Medium, esatto, appare il logo e comincia a giocare. Solo che non è esattamente un system seller, giustamente. Sì, no? ma dai, l'odio, mamma mia, cioè ci vogliono mettere tre dimensioni, non nel senso di 3D, la dimensione attuale, la dimensione dei morti e questo che cazzo è coi piccioni? No, cinematografico. Credo che al passato riferito ai personaggi che tu con cui tu parli, probabilmente qui. E dai, ai piccioni. Ah, ok. Ma, Il logo è bello, dai. Sì, sì, il logo è carino. Sì, sicuramente è simpatico. Comunque, vabbè, abbiamo capito, è il classico gioco in cui le testate mainstream 9-10, 9-10, 9-10, poi quando arriva l'utenza, sì però,
Questo non è un gioco. No, no, questo non parte da. No, guarda, se ho capito qualcosa, qua gli daranno 7.5 all'uscita. Sì, 7.5. Sono d'accordo con Nicola. Cioè, dalla storia deve essere incredibile. Deve essere incredibile la storia, però, così lo salva un po'. Fosse ambientato nel Medioevo, almeno 9. Come ha detto lei, questo it's a hunch. Nel senso, a noi ci ha dato l'impressione da un prologo di poter già giocare al voto, ma è una cosa infantile da giocatori, ragazzi. Perché sì, tecnicamente... No, la mia è una battuta. Guardate a me, neanche a me ha trasmesso la fiducia di essere poi stupito. Perché l'incipit e la cura per i dettagli si è vista a livello di ambientazione e di probabilmente cuore nell'obiettivo di trasmettere qualcosa di originale con quest'opening, che io avrei fatto un po' più digitale, non soltanto video, così, che fa un po' FMV degli anni 90. No, no, per raga, quanto è il gioco che... Però... Diciamo che è vero, a sensazione non sembra poter decollare come quei piccioni. Posso dire che mi è appena venuta un'idea? Esce dopo domani. Cioè, sì, esce giovedì. Comunque, però, un inizio come questo e quello che abbiamo discusso fino ad ora mi farebbe venire voglia di prenderlo, farmi la chiusa e scoprire la verità. Se è veramente un 7.5 oppure meno oppure di più. Io questo allora, può essere un 7.5. Se fosse iniziato da qua, allora già mi intrighi perché mi dici: oh, stai iniziando. Dove non si capisce quello, mettimelo dopo. Mi sono innamorato del gioco. Più che altro, io spero che l'aldilà, questa sorta di specchio che ha dimostrato in qualche modo, perlomeno inizialmente, magari poi c'è l'inganno, non è l'aldilà. Però lei è The Medium, effettivamente quello era l'uomo che ha messo nell'obitorio e che probabilmente credo fosse suo padre. Adesso non ho inteso tramite... No, vabbè, non abbiamo ascoltato niente comunque. Però sembrava qualcuno di molto vicino a lei. Comunque sì, magari sarà essere altro, però... Cavolo, vabbè, è esattamente quello che si vedeva nei trailer. Poi si cominceranno... a incontrare puzzle misti tra due schermi, dovrai dare un'occhiata per non farle magari subire una morte precoce nel mondo reale, perché ci sarà una pavimentazione in quello irreale che non esiste sul reale, anche se il suo abbracciare il morto era un blocco mentale del corpo che si fermava perché il suo cervello percepiva... O era fisico. Fermo, o era fisico, esatto. No, l'ho pensato anch'io, però subitissimo come cosa. Ok, no, let's lore, però insomma... No, comunque, se devo essere sincero, giudicare dal trailer, ovviamente, cioè, stiamo giudicando un trailer e non il gioco, sì. non mi convince per niente. Cioè, semplicemente sembra, buttato così e... trovate una cosa da mettere. Ecco, questo è il primo Next Gen fatto in questa maniera. Comunque, molti stanno nominando in chat, infatti lo volevo già porre alla vostra attenzione, Atomic Heart. Sì, quello lo sto attendendo anch'io tantissimo da tanto. Ma chissà quando esce. Esatto, quello è il classico progetto. È come Silksong. Sì. Però ma anche a me intriga tantissimo, anche perché vabbè, metti Russia, voglio Stray, raga. Cioè a me Stray voglio, quello con i gatti e i robot. Quello dovrebbe uscire per PS. Ah, Stray. Sì. No. C'è sto mondo dove ci sono soltanto automi e c'è sto gatto che se ne va in giro. Ah, è quello che avevano presentato alle tre. Sì, quello okay. Stray mi incuriosisce. Comunque stavo pensando, perché prima ho letto un commento di qualcuno che diceva: qui ci vorrebbe il voto dinamico. Però sai che sarebbe una bella idea fare i coglioni dinamici? Cioè ci mettiamo due palle in basso e man mano che ci rompiamo i coglioni a giocarlo diventano grossi fino quasi a occupare tutto lo schermo con le palle. Uno io. Dio mio, poi ha un colpo di scena, si rimpiccioliscono e fai: oh, ecco cosa è successo. Sarebbe bellissimo i coglioni dinamici. I coglioni dinamici. Guarda, all'interno di un trailer che è comunque dato in pasto a una testata importante, è quello che vuoi, no? De oggi. E l'hanno capito, alcune case di sviluppo l'hanno capito benissimo, il giochino devi intrigare. Ancor più di far capire la storia, devi intrigare. La scena, la prese Death Stranding all'epoca, in cui non si capì un cazzo, poi uscì il gioco, si capì ancora di meno di un cazzo. Però, ecco, l'idea è che
era figo perché tu ci volevi giocare, perché non sapevi a cosa stessi andando incontro. Ed è quella la cosa che devono capire gli altri. Un gameplay di questo tipo non mi intriga, anzi mi allontana dal gioco per tanti motivi. Poi magari ci sono gli amanti di quella tipologia di gameplay che oggi secondo me sono un po' orfani, perché non c'è più quella tipologia. Quindi... Esatto, cioè non è... prima era un genere dei principali, poi tra l'altro quasi principali per quanto riguarda anche il PC, però appunto uscire con un genere appunto di nicchia, tra l'altro non neanche troppo accattivante, è un po' uno spreco, cioè è un po' brutta come cosa, ecco. No, ma deve essere incredibile però la trama, perché quello che ho visto qua... Se far proprio la trama fa cagare, voglio dire. No, cioè... no, ma deve essere proprio incredibile, nel senso devi avere... nel senso devi avere qualcosa che gli altri non hanno. Sì. Devi avere proprio qualcosa, un twist assurdo a metà che ti cambia tu, sai, quelle cose veramente, perché tipo quando lei saliva la scala per andare sopra all'ufficio e nel durante il lampo si vede la sagoma di un uomo nel muro, sì. Ragazzi, ma che sono nati ieri? Che è zero sta roba, ma mi stai veramente facendo vedere la sagoma di uno durante il lampo? Tu non hai mai visto un film horror negli ultimi 103 anni? Non hai mai visto? Cioè, che cazzo era? È zero per me. Io lo vedo e dico, raga, mia, veramente. Cioè, ci sono giochi horror indie da 0,99 centesimi che hanno dei twist assurdi, tu mi fai vedere sta roba. Cioè, quindi ecco, devi veramente avere una trama fuori di testa. Nel senso che, da una parte... se vuoi vendere un certo tipo di progetto devi intrigare e lasciare il sospeso di quello che effettivamente potrebbe essere il prodotto finito, nei limiti di quello che è la tua scelta di advertising e di comunicazione. Oppure, quando sai che sei un gioco di nicchia, come diceva anche Nicola, questo può stuccare immediatamente chi non si sente a suo agio o intrigare, perché mi mancava questo genere da un po'. Però... In un tempo che non è stato poco, un quarto d'ora di gameplay, è vero, io non ho... Allora, l'esperienza fa molto, nel senso, qualcuno può anche apprezzare l'ombra nel fulmine, nel tuo, però tutto il resto è a quel livello, nel senso che io non ho percepito nessuna scintilla, anche quando è apparso lo split screen. Carino. Però il personaggio con la maschera bianca, il contesto del colore ocra sporco rispetto alla tempesta scura e buia, è tutto, anche nei dialoghi, il dialogo, quel poco che ho sentito, terra pesante, almeno se è un gioco riflessivo, esplorativo, horror e analitico, in cui affronti quello che può essere la psicologia di un protagonista che affronta la capacità di interagire con l'aldilà, e i dialoghi me li devi fare densi, non piatti, perché altrimenti mi perdi. Sei la cosa fantastica che si sperava che fosse. Sai secondo me dove è il punto? Prima Nicola ha detto una cosa interessantissima, perché ha detto Kojima con le prime cose che abbiamo visto di Death Stranding è riuscito a fare una cosa, cioè è riuscito a farci dire minchia, devo capire che cazzo di senso ha quello che sto guardando. Qui in realtà... C'era, scusa se ti interrompo, però una cosa è Kojima, una cosa è se un team a parte, cioè Kojima può permettersi di farlo. Prendi le mie parole con le pinze, perché io sono sicuro che il teaser di Death Stranding, senza quella potenza visiva, senza quella grafica lì e senza Norman Reedus, avrebbe risuonato un 10% di quello che ha risuonato, ok? Perché se tu ti fai un giro su Steam e guardi un po' di teaser di giochi anche un po' indipendenti, che di cose così tanto fuori di testa ce ne sono, sì. Però lì c'era un attore famoso, c'era un comparto grafico della Madonna, c'era una musica un attimino spettacolare, cioè lì c'era tutto un pacchetto meraviglioso. Però lei che incontra questo tizio morto, io mi sarei aspettato almeno di vederlo martoriato, di vedere l'anima di questo tizio completamente squartata, di l'anima, qualcosa di potente. Stava lì con la giacchetta della prima comunione della figlia, mannaggia al cazzo. Stava lì con la maschera bianca in faccia. No, secondo me hanno avuto proprio, o hanno avuto poco tempo, o non hanno avuto voglia di dare a questo mondo alternativo un bel punch forte. E quando 20 anni fa usciva fuori Soul Raver, in cui il mondo alternativo era una tosta
in faccia da quanto cazzo era figo. Questo mondo qui è... Boh. No, ma poi la tua unica arma di vendita è lo split screen con i due universi. Questa è la prima volta che lo vedi, perché questi sono i primi 18 minuti, quindi è così che inizia il gioco, non è 18 minuti a caso, sono i primi 18 minuti. E la prima cosa che vedi del tuo selling point, cioè i due universi, è una cosa che tu lo guardi e dici, poteva non essere in split screen, avrebbe funzionato comunque, non va bene, perché non può essere quella la prima volta che vedi la meccanica più importante del gioco che poi non serve. Tu lo dici, se tu mi avessi fatto vedere soltanto l'altro e ogni tanto l'inquadratura switchava da quello nuovo a quello vecchio, quello nuovo a quello vecchio, io l'avrei capito comunque, sarebbe stato anche più carino secondo me che vedere lei abbracciare il nulla magari nella stanza sotto, però... Invece con lo split screen stava bene secondo me. Cioè era più l'impatto. Sì, non serve, però per me è più l'impatto. Ma se non serve a nulla, perché l'hai fatto? Non lo sappiamo se non serve a nulla. No, appunto, non lo sappiamo, ma questi sono i primi 18 minuti. Cioè, tu la meccanica la fai vedere così dove non serve. E quindi? Sì, io spero che serva dopo. È un errore da parte loro, nel mostrare. Non c'è un vero... una sovrimpressione, una sorta di mix-up, e poi a un certo punto nel gameplay, dividere. Sì. Non lo so, Devo far capire che c'era qualcosa che tu... avresti dovuto capire più avanti nel gioco, almeno lasciaci un cazzo di cosa, no? Quella braccia il vuoto cosmico che sembra pure pazza se uno entra alla porta. A questo punto, raga, la domanda sorge spontanea. Ragazzi, un attimo solo, dicono in chat che esiste in realtà un altro gameplay che fa vedere molto di più. Sì, quello che ho visto a gennaio, è quello che si vede un po' di più, però non tantissimo, però lo riguarderei volentieri. E se riuscite a cicciarlo fuori lo... Allora, ci dicono nei commenti che con Observer hanno fatto un ottimo lavoro. Allora, io Observer lo provai all'epoca, tra l'altro lo ritengo, visivamente parlando, come cura degli ambienti, come bellezza degli ambienti, anche come sporcizia, lo ritengo anche più carino di Cyberpunk in alcune cose. Non so se ve lo ricordate Observer. Sì, vagamente. Cioè, vagamente, quello lì, visivamente, vi dico, a me piace molto più di Cyberpunk. E anche a livello di avevano fatto un ottimo lavoro, perché non si capiva un cazzo. Quindi c'era Rutger Hauer lì, mi sa. C'era Rutger Hauer. No, mi sa no. A me sembrava Rutger Hauer il personaggio. Sembrava, però era ispirato, magari. Sì, però era sembrava veramente lui, cazzo. Ti ho messo il gameplay. Ok, grazie. Sì. Quello da un quarto d'ora, qui 14 minuti e 39. Ok, ditemi quando ce l'avete tutti sotto altri, mano. Ma questo qua. Facciamo come prima, ditemi quando ce l'avete. Qui comincia a essere un po' diversa la situazione. Sì, si vede molto di più qui. Vediamo, diamogli questa seconda possibilità. Ma vogliamo vederlo con i ragazzi? Sì, sì. Dacci il tempo. Privata. Ok, dite quando ci siete, così non lo startiamo. Il countdown è per noi, raga, per andare in contemporanea, appunto. Vai. Ci siete tutti? Sì, pronto. Perfect. 5, 4, 3, 2, 1, click. Blood Sexual Team, Strong Language, Uso Tabacco. Violence. È morto. Vedi. È del Blooper Team. Credo che abbia fatto... Praticamente prende da dove abbiamo lasciato prima. Il cancello? Io non ci ho fatto caso. No, l'edificio era quello dopo il cancello. Che bella scelta però, pubblicare prima la parte dopo e poi la parte prima che è più motion. Una gran bella scelta. Ostia. Ha percepito cosa ha ucciso la persona che indossava la scarpa con diverse urla e skip dialogue mentre si sentivano. Mi fa venire in mente, sapete cosa? Come si chiamava il gioco? Quello lì dove trovavi oggetti magari che erano marci, distrutti e tutto, e li ricostruivi con la pistola. Thomas? You there? C'era uno sparatutto vecchio, si chiama Singularity. Singularity, ecco. Immaginavo. Dai, prendi un pennarello rosso.
Non so perché ho pensato a Red Faction Armageddon, dove ricostruivi proprio le strutture al contrario. Ma che ricordi, che ricordi. Blair Witch c'è una dinamica che è l'unica carina, dovrebbe essere The Blair Witch se non vado errato, che è quella delle videocassette. Che tu ripercorri la videocassetta. Sì, è vero, è vero. È molto più bello delle Brain Dance, ok, l'ho detto. No, no. Però almeno quello dici, vabbè, devi esplorare, devi concentrare per capire. Che poi le Brain Dance pensavo le avrei odiate. Invece... Io pensavo molte cose sulle Brain Dance. In realtà sono state divertenti, ma mi aspettavo che sarebbero state di più interagibili, visibili, come il cinema di un open world, come GTA, eccetera, no? No, io ho dato la strategia perfetta per lamerarle e farle il prima possibile. Vai avanti, riavvolgi. Esatto, cambiando colonna, appena c'è qualcosa ti metti in lato. Idem. Oh, quella lampada! Ok. Tanto il colletto della sua giacca non vuole saperne di stare tranquillo. Pure questa è una soluzione molto bella, la palla che rotola giù dalle scale. Mai vista. Però da una scala rotta. Dai. Dai. Rotta. Ci sta. Adesso viene fuori un pagliaccio dal tombino, scusami. Perfetto, è terribile. Okay. Hanno tutti la maschera bianca. Okay. Non sia mai animare due labbra, Michè. Che bel nome, Sadness. Veramente tristezza si chiama. Poi le ha dato pure la mano sbagliata, tra l'altro, se ci pensate. I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. La musica è bellissima. Tutta bocca come la musica di Swiss Army Man. Che bella la colonna sonora di Swiss Army Man. Non è che tristezza. Si chiama tristezza, ma è pure la storia triste. I don't really want to talk about it. That's okay. Ah, proprio. Così ok, non ne voglio parlare, sti cazzi, gli ho detto. This place must have been... Oh yes, so busy. Il fatto è che credo che l'altra dimensione abbia questo stile, quella vegetazione unica for the sake of it, nel senso senza motivo, solo per design. No, io spero che abbia almeno degli enigmi. Vedi che la scala lì è ricostruita, per dire. Quindi io parlavo proprio di estetica, nel senso che non ci sarà una regola per la quale l'aldilà è così. Sì. Niente, no, così. Non credo. Posso dirvi una cosa? È più interessante l'altro mondo che vedere quello che sta facendo nel... Ma più che altro, perché non usare le stesse inquadrature? Perché usare inquadrature diverse? Mi sembra perché poi ti accorgi che hanno ogni tanto hanno messo delle cose a cazzo che non coincidono. No, appunto, ma se tu le fai con la stessa inquadratura lo percepisci molto di più. È vero. Vedi così, vedi che hanno la stessa inquadratura? E qui capisci che la bambina della diversa. Guarda, qui per esempio puoi apprezzare che la bambina prima aveva la lampada in culo. Quando ti metti... Guarda che è un attimo qua, su Twitch devi stare attento. Oh, ok, ok. But I need your help first. Ma la schermata del gioco di sopra lagga, quello di sotto no. Sì, no, sta laggando, cioè, ha un frame rate. Facciamo finta di non vederle queste cose, per favore. I frame. Parlare, sì, è un frame rate diverso, sopra e sotto. Però, no, potrebbe essere... Potrebbe essere un problema di chi ha catturato e ricaricato questo video, magari ha sbagliato le impostazioni di encoding. No, non lag. Sotto è fluido, sopra no. Sono 15 fotogrammi a schermo. Ragazzi, io sto cercando di difendere questo gioco dove c'è la bambina prepuzia di come cazzo si chiama lei, che fa cose. Vedi, gli ha detto non posso andare di là. Le ha detto. Ah, e adesso perché andare di là? Perché da lei la scala è rotta. Ok, che bello. Ok. Oh, finalmente questa potrebbe essere una fase di gioco in cui vediamo come il gioco sfrutta
molto bella questa visione ultra wide di ogni mondo. È carina sta cosa, sì. Hey. An elevator. Che cos'è questo? Un 7.5 a 1? Che schiaffo. Veramente. Sadness. Ok. Vabbè, praticamente devi trovare il modo di raggiungere le altre aree dove non sono raggiungibili nell'altro mondo. Sì, è proprio enigmi. Non so se ci siano anche combattimenti in Delirium, qualcuno lo sa? Beh, con questo tipo di inquadratura. Oddio, che Resident Evil li aveva i combattimenti con questo tipo di inquadratura. Ah, ma quindi non c'è davvero split screen? Ma by not of body. Ah, ho capito. Serve. Si è serve. E quindi quando trovi quel muraglione lì, no, che cazzo è? E allora potevi anche salire le scale. Infatti, scusa, perché non l'hai scelto? Perché non l'ha fatto prima? Cioè, con una telecamera poi che non ce la raccontiamo. Ma allora, basta che vai sempre di lì e hai risolto gli enigmi. No, però lei adesso non è veramente... Lei adesso è rimasta bloccata nell'ascensore. Certo, ma se tu puoi vedere anche cose che il tuo corpo fisico non può vedere, a cosa serve? Cioè, com'è possibile? Devi trovare la connessione con l'altro mondo. Secondo me si inventano una stronzata tipo ci sono dei nodi connettivi gordianici sal cazzo che se li tocchi poi puoi passare alla forma di sal cazzo stilistica, che però è brutto perché l'idea buona era proprio quella di farlo in tempo reale. Vedi, cioè l'emo si sta struggendo, è tornata di nuovo. Ha preso energia dal mondo dei morti per dare elettricità al mondo reale e attivare l'apertura dell'ascensore. Okay. Adesso il coglionometro stava più o meno a tre quarti di schermo. lo dobbiamo fare. What the hell is this place? I coglioni dinamici sono il futuro. Oh shit. The quindi cat. Non sono solo visioni, cioè se lei può interagire anche con l'altro mondo vuol dire che non sono solo visioni, quindi non è proprio una medium, è proprio un mondo parallelo in cui lei può entrare. Un mondo quello, ok, è molto più Survivor di quel che mi aspettassi, peccato per le inquadrature, però penso che si debba fare per forza così questa scelta. Sì, vabbè, qui è bello le inquadrature, però questa è bellissima. Tra l'altro questi funghetti di The Last of Asiana Memoria sembrano proprio i posti dove ci sono i clicker. Bello. No, bisogna vedere come giustificano tutta sta roba. Spero lo facciano. Eh sì, avrà sì, la sua origine dei poteri avrà un punto. Intanto Emilio ci dice che è un tecnico degli ascensori e conferma che funzionano proprio così gli ascensori. anche lui ogni volta viene in un ascensore e va nell'altro. Filippo invece vende lampade e dice di averne estratte diverse dalle bambine nel corso degli anni. Questi devono essere tutti morti. Però non quanto sono morti, il loro spirito è stato dilaniato e bloccato in questo limbo. Quindi sono morti male, diciamo. Oh, vedi, qui hai il mio interesse, perché comunque è un'ambientazione particolare, qualcosa di curioso. Però quanto sono brutte le animazioni, le sono entrati 18 pipistrelli nella giacca, lei ha fatto così. Sì, è vero. Queste sono le casse di Beethoven. Burn, you little fucks. Wow. Che bella questa! Che bella! Ah, non sono pipistrelli, sono falene. Sono falene. L'inquadratura era che veramente strano. D'estate comunque vorrei avere quella cosa anch'io. It's about time you got le zanzare soprattutto. Ok. Quant'era indie questa cosa? Troppissimo. Però, porca troia, certe inquadrature sono bellissime. Alcune sono fantastiche. Sono contento che siamo andati un po' avanti, perché quei primi 18 minuti erano il nulla cosmico. Certo, per ora questo non è esattamente il puzzle, eh. Mamma mia, no. Bernard. Thank you. Okay.
Ok. Che faccia? Ah, mi sta venendo il magone comunque. Feels like it too. È riuscita ad attraversare uno specchio con, utilizzando uno di questi artefatti prima. Ok. Attenzione, boss fight. Ma si può correre? Allora sei stronzo che fino adesso è fino a mo. È andato avanti come uno zoppo senza motivo. Yes. Yes. E quindi il mostro se l'ha in cura di là e lei non gliene frega niente, non ho capito. Allora, ma chi ha fatto questo gameplay? Lo sa che non ha potuto vederlo il mostro? No. No. Sì, tra l'altro, noi l'abbiamo visto per l'inquadratura, non tanto perché lei con una torcia addosso, molto silent. Quindi il mostro l'ha seguita nel nostro mondo. No, ti devi nascondere. No, no. No. Il poco di interesse che avevo è andato a puttane immediatamente appena mi... Ok, a posto. E devi anche smettere di respirare, Karim. Devi smettere di respirare. No. Speriamo. Guarda il mostro di vetro di Murano. Quanto è brutto di vetro di Murano il mostro? Non siamo più nelle... cioè, io lo capisco, ma un'entità sovrannaturale che viene da un universo parallelo di un'altra vibrazione non può dire non la troverò sicuramente dietro quella cosa su cui sporge la testa. All'altro non era neanche nascosta benissimo. Ora apro educatamente la porta e vado via. Perché... dire che lei, che lui lo, la veda ugualmente come lei vede lui, quindi una sagoma di... Però... signorina, non è così stretta, è l'asse di legno che dà. Madonna. Però come puoi vedere il terremoto è dietro l'angolo. Sì, sì, non si sa mai. Game of the Year 2021. È tutto molto, molto, molto classico. Anche troppo, direi. A lui, cosa succede? Chi ha la visuale, la visione, cioè una rappresentazione spiritica demoniaca di un bambino, magari di Bernardo, che quindi la cerca come cercherebbe a nascondino. In quel caso, ok. Allora, se è solo quella fase, è un bambino dell'NBA, però. No, ma è proprio l'idea di dovermi nascondere dai mostri che mi ha rotto i coglioni dai tempi di Amnesia, quella cosa lì. Allora, posso dire che l'inquadratura qui è veramente bella, ma è bella. No, no, le luci è bella, la fotografia è molto bella. Esatto. La corda quadrata, per esempio, ma mi cascate sulla corda quadrata. Ma poi tra l'altro è notato che ha tagliato la corda lì e si è rotta in un altro punto. Non so se è palese, che sente solo e non vede nulla, no? Silent Hill dei poveri. Almeno prendi a sprangati i nemici, se senti. Almeno. Ma magari non lo so. Non so che pensare. Non lo so. C'è il mostro bestemmia dall'altra parte. Mannaggia, vabbè. Ma l'hanno troncato qua, perché? Oh, ma mi sembra che abbia detto Jack says hello, quindi in realtà la persona dell'introduzione è cattivissima, forse, non lo so. Vabbè, forse. Comunque non mi sembra uno spreco di tempo giocarlo, ma allo stesso tempo, ragazzi, non è esattamente qualcosa però, la, la cosa è che c'è sul Game Pass, quindi sì. Peggio cioè, va bene, non importa, anche se è brutto va bene, c'è sul Game Pass, quindi sì, se c'è sul Game Pass va benissimo. Non lo so, c'è un grosso ma. Ma so. La demo di The Village Maiden l'avete provata voi? No, non ancora. No, interessante. Ho visto la presentazione. Ho visto la presentazione di Capcom, ma la demo non l'ho giocata. Allora ne parliamo più avanti perché l'ho giocata solo io, mi sa qua. Io ho visto le fan art. C'è strano. Perfetto. Allora, io vi dico soltanto una cosa. Resident Evil 7 era ripugnante. Cioè veramente tendeva a farti sboccare di continuo, c'erano le cose schifose marce nel frigorifero, dappertutto c'era monnezza, i cattivi erano brandellati, cioè facevano proprio schifo, e quindi quando mi sono trovato davanti quella cattiva lì, soprattutto la prima, che è un po' più, cioè la seconda, ok, è un donnone alto 3 metri, però... La prima vampira che mi sono trovato davanti l'avrebbe fatto venire duro agli angeli, capito? Era una cosa... Io
Io non riesco ad essere teso e spaventato. Io non vedevo l'ora che apparisse di nuovo. Io dovrei spaventarmi, non arrabbiarmi. Cioè, proprio è la sensazione. E mi sa che in chat pure stanno dicendo tutti la stessa cosa. Per me. Cioè, allora, la prima... allora, in un passato voi avreste mai detto, avreste mai accostato Resident Evil alle tette? Cioè, no, sinceramente, mo, a parte gli scherzi. Ada Wong e Jill di Resident Evil 3 erano abbastanza... Eh sì, lo so che erano formose, però sai, non... Cioè, il, diciamo, il plot c'era coperte, da quel punto di vista... Ma non è, diciamo, l'unico argomento di discussione. Cioè, tu vedi praticamente tutti i precedenti, Resident Evil così, Resident Evil colà. Cioè, no, parli che vedi, il vampiro. Cioè, magari molti lo conoscono pure, vedono le fanart, ma non sanno neanche di che cos'è. Per dire. Sì, sì, sì. Su Parassitive, per esempio, tutti pensavano solo ad Aya Brea che faceva la doccia. Assolutamente sì. Quello sì. Non si parlava d'altro. Anche nella versione PSP ci hanno messo a cazzo duro una scena con la doccia senza senso. Quindi era proprio era il focus. Non lo so, non lo so. Allora, facciamo un piccolo sondaggio tra di noi, poi intanto ragazzi voi commentate, fateci sapere che cosa ne pensate di questo The Medium. Inizio io, non penso che mi interessi. Cioè proprio... No. Lo devo giocare da solo? Solo soletto lo gioco? Se lo devo fare per forza con te per farti contento, tu sai, la mia amicizia supererà anche questo. Ma sappi che lo faccio solo per te. No, quei coglioni dinamici. Facciamo 11 tipi di coglioni diversi. Guarda, esatto. Io provo ad accompagnarti, ma solo perché sta sul Game Pass. Al primo, ma do che palle, lo droppo. Cioè... Mi sa che sarà anche molto presto. Noi i primi 18 minuti l'abbiamo fatti insieme, quindi sai, tra una chiacchiera e l'altra te li fai pure scivolare, ma io solo a pensare di rifarli da solo. Cioè, no. Però da solo è diverso, perché tu ti muovi, puoi guardare dove vuoi, puoi vedere se sei meglio di quello là che ha registrato il gameplay a passare attraverso le porte senza rincoglionirsi, puoi fare un sacco di cose. Il fatto è che non c'è una cosa che in realtà ti intriga. Se hai giocato un po' e conosci il genere, è tutto entro quell'insieme di oltre 15 anni fa. E quindi vero, dici ok, va bene, non necessariamente un male, ma con quei dialoghi sì. Cioè, abbiamo visto ora mezz'ora e tutto quello che hanno detto i personaggi è niente. Cioè, è vero. Il concetto del ciao, sono tristezza, non mi sembri così triste, in realtà sì, che cazzo. No, la bambina gioviale, che è gioviale ma è morta, è mutilata, quindi fa impressione perché è nell'aldilà, però contemporaneamente è una voce carina perché in realtà ha avuto una morte tragica che l'ha mantenuta incastrata nel limbo. Ho capito, devi però o mi dai un personaggio acuto come Control, in cui tutto bene o male è comunque sostenuto dai dialoghi anche, che sono tutti incredibilmente strani. Però Control ha un gameplay della Madonna, cioè è una roba fuori di testa. Esatto. È fighissimo. Sì. E, ecco, per chi ha giocato Control, magari in chat, Medium non mi dà l'impressione di avere un labirinto. Mettiamola così. Però, secondo me, la sua, paradossale che sembri, la sua chiave di possibile vittoria nel dare una bella esperienza, se poi un pochino perlomeno si accende, è durare poco. Cioè, deve durare 5 ore. Oh, già che fai questo come premessa per un gioco, deve durare poco. Cioè, sì, no, guarda, la dice lunga. Ha il rischio di stuccare. È pericoloso. Molto pericoloso. Ne duri 8. Noi con due video ne abbiamo visti un decimo quasi. Ottimo. Ed era orrendo tutto. Quindi... dei videogiochi horror, tra l'altro, più belli che io abbia mai giocato in tutta la mia vita, che credo, indipendentemente da non aver venduto abbastanza, maledizione, quindi non poter disporre di un sequel, salvo che arrivi un benefattore un giorno, è stato Alien Isolation, che è una bomba. Alien Isolation è di una bellezza molto potente nei confronti di quello che per me è l'esperienza, ma dura troppo. Dura
veramente per fare la stessa cosa all'infinito, sì. Esatto. Dura veramente più di un terzo di troppo, nonostante comunque a un certo punto aggiunga cose carine, è troppo. Quindi la durata ha modo di avere un ruolo, anche se riduttiva, cioè diciamo la riduzione può essere un bene. Io non ho mai giocato, lo sai. L'ha ma giocato in Alien Isolation? No. Però, okay. È troppo legato quel gioco, è troppo... Cioè, ci sono delle cose in cui tu puoi saltare... A me i giochi inquadrati in quella maniera là, no. Non mi puoi dire che duri... Dura un sacco, nessuno l'ha finito, ed è stato uno dei... Points, aspetta, te la racconto perché io mi sono dovuto scontrare un'altra volta con tutta la community. Oh, è bella Alien Isolation. No, perché Talking Points no, non l'hanno finito perché era troppo spaventoso. No, l'hanno finito. Non è vero. Questa è una cazzata. Sì. Se tu vai però a vedere Talking Points che fu di Sony, non lo so di chi. Dissero non l'hanno finito le persone perché era troppo spaventoso. Il gioco più spaventoso. No. Ho comprato, l'hanno finito, il 10% delle persone l'ha finito perché è troppo spaventoso. No, perché è una cagata, rompi i coglioni, e se tu ti devi nascondere da un alieno che viene dallo spazio, che ha 4.000 bocche e che ti sente pure se fiate dall'altra parte del mondo e tu non puoi saltare un tubo che è alto così e tu sei un cristone che non può saltare sopra il tubo, tu non mi puoi dire... che quello è un bel gioco. Allora, tieniti Alien Colonial Marines e resta nella tua ignoranza. No. Che io l'ho giocato. Alien Colonial Marines. Ma quando dei tubi, quella non mi scavalcava dei tubi e mi è arrivato dopo 2-3 ore, perché quello arriva una volta ogni morte di papa, l'alien, a incularmi, e mi sono incazzato, ho droppato il gioco e ho detto andate a fare in culo tutti quanti. Quindi hai avuto paura, c'ha ragione Sony. sei cagato o così, che non riesci a saltare se permetti, e poi che devi fare il giro dall'altra parte per saltare quel guarda. No, io sono un po' d'accordo, perché anche io l'ho odiato sempre per la stessa cosa del devo stare ore e ore a nascondermi negli armadietti, e tra l'altro neanche negli armadietti, devo anche andare indietro negli armadietti, non basta andare nell'armadietto, devi anche spingerti all'indietro, che è una meccanica molto figa, però la odio proprio. Il problema di The Medium è che non ha niente, per quello che abbiamo visto non c'è nulla, non ha un gameplay, a quanto pare è un gameplay investigativo, perché tu sei una medium, forse, credo. Due cose mi hanno rotto completamente. L'hype non ne avevo, perché dalla presentazione a me non era esplicato. Sì, è vero. Esatto. Ma due cose mi hanno rotto tutto. Quando lei fa l'esperienza extracorporale e si muove anche senza il corpo, che hai rotto quello che era la meccanica dello split screen. Cioè, a cosa serve allora? Ancora meno di prima serve. È vero. E poi il classico del più classico gameplay dei tripla A horror, che è quella del nasconderti dietro le cose quando il mostro randomicamente cerca. Hanno fatto delle robe su Steam che sono fuori di testa a livello di concettualmente di horror, e questi stanno ancora a fare le ombrette contro i muri e i nemici che ti sentono ma devi trattenerti il respiro e devi stare fermo perché sennò è roba stravecchia, neanche troppo vecchia, da manuale, dice. Ma no, ma è proprio banale. È banale. Dico, proprio è lo standard, linea. Minchia. Però vabbè, io non è una persona neanche prendere, cioè è perché di solito quei giochi li escono, non li cago, non è che mi metto a dargli contro così tanto, semplicemente perché ne stiamo parlando. Però mi dispiace, perché con tutto quello che tu puoi fare con il genere horror, fai zero. Tu non hai fatto una cosa, dici ci ho provato, è zero questo, è roba vecchia che hanno già fatto e che ha già rotto le balle, tra l'altro, cioè, è già quel tipo di horror lì sta già venendo superato da altre cose. Ma anche appunto il cambiare mappa utilizzando il tuo spirito è... hanno fatto della roba vecchia, no. Ma lo stesso Silent Hill, quando si inizia a creparsi il tonaco, no, dei muri. Mancava la sirena qua, comunque. Cioè. Come? Mancava la sirena. Esatto. Però vedi, se l'hanno fatto,
fatto, se l'hanno fatto, vuol dire che qualcuno ha fatto un'indagine di mercato, vuol dire che a qualcuno manca quella tipologia di gioco. Diciamo che in effetti, se vai a vedere, ce ne sono pochi di quella tipologia là, e lì vai a recuperare no, però vai a recuperare delle cose del passato che in effetti oggi raramente trovi, quindi vai a beccare un po' di nicchie e sei sicuro che vendi proprio perché è fatto in quel modo lì. Poi che possa non piacere, perché giustamente sono quelle dinamiche, ed è normale, sono il primo ad ammetterlo, però io credo che chi si mette lì e fa un'analisi di mercato, perché oggi non è soltanto, cioè non è un gruppetto, non è un team di amici che dice dai facciamo un giochino, è un team che comunque ci ha speso milioni già sopra, credo abbia fatto delle analisi di mercato e credo abbia trovato una nicchia che magari sentiva il bisogno di avere quella tipologia di game. Ma che però non quella forse non è che dice, si butta sulla next gen, che poi cioè, dimmi Mario. No, dico, non so quanto la nicchia di quel tipo di gioco sia la nicchia che non vede l'ora di sfruttare la potenza della next gen. No, ma infatti c'è anche per PC, eh? Sì, c'è anche per PC, su Game Pass appunto. No, dico però non è gente che, cioè, che vuole, allora, che vuole quel tipo di esperienza pompata, nuova, che vuole una bella storia. Sintetizziamo, è un gioco uscito nel 2021, non è il primo gioco next gen. No, esatto, no, ma infatti il fatto che sia next gen è perché lo è purtroppo per lui, è il primo gioco che esce solo per next gen, esatto. Non vuol dire che sia next gen, non vuol dire che sia attuale, no, con i tempi. È praticamente next gen per esclusione, cioè non è next gen perché gira sulla nuova generazione, è next gen perché non gira sulla vecchia. Certo. Sì, esattamente. Cioè, è next gen per esclusione. Però da quel che abbiamo visto, il fatto che non sia next gen a livello tecnologico è l'ultimo dei problemi. Sì, 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 sì. Oddio, ma magari, sì, no. Raga, io mi sento di parlare veramente da grande ignorante, perché a me, lo dico onestamente, ho provato a giocare anche Siberia, però non è il tipo di gioco che mi prende. Cioè, mi fai giocare un What Remains of Edith Finch, io resto incantato. Mi fai giocare un The Vanishing of Ethan Carter, To the Moon, io rimango incantato. Non è che cerco per forza le mazzate e l'esplosione, assolutamente no. Però quel tipo di gioco, con quel tipo di impostazione, non mi fa impazzire, anche se fosse soltanto per le inquadrature, perché mal digerisco questo sistema di cambi a stacco dell'inquadratura. Quindi forse sono l'ultima persona che può valutare questo prodotto, anche quando uscirà e magari l'avrò giocato per intero, sarò l'ultima persona che lo può valutare in maniera seria. Però se pure voi che magari apprezzate il genere mi dite che non è che ci sia tutta sta ciccia, io poi... No, non si sa, a meno che appunto non ci sia un twist a metà. Se è dato di quelli tremendi così, però sai cos'è? Non te lo fanno manco annusare, cioè non ti danno neanche magari l'idea che ci possa essere un qualcosa che ti possa dire ah, ma allora forse può succedere che neanche quello. Cioè io non sono amante degli horror, però sono amante delle avventure grafiche, vabbè, un po' più vecchie, diciamo così, che quello mi è sembrato alla fine. Che poi il primo gioco ad avere un'avventura grafica più o meno in questo stile, più o meno, fu il terzo Broken Sword, infatti per me è uno dei peggiori, sinceramente, perché sono passati appunto dal 2D del primo al secondo, poi al terzo. E cioè, a me sembrava veramente di vedere un gioco alla Broken Sword 3, ma con grafica più carina e con animazioni non soddisfacenti. Fine. Sì, cioè... sai, anche oltre Broken Sword, ma ha ricordato il terzo Gabriel Knight. Ah, ho capito, sì, non l'ho giocato, ho capito. Era molto simile, anche lì si spostava molto l'inquadratura quando lui si muoveva, pur essendo fissa come angolo. Guarda, ma lo spero per loro che effettivamente ci sia qualcosa e che agli appassionati caccia, comunque, perché, per l'amor di Dio. Poi, se ci fate caso, Broken Sword 2, ok, se lo rigiochi oggi non fa schifo, ma se rigiochi Broken Sword 3, porca puttana, fa schifo. È quello che ti sto dicendo, è quello che ti stavo dicendo, infatti. Broken Sword 1 e 2 ancora adesso sono fighissimi, anche pure lì i dettagli nell'ambientazione che c'è, tutto quanto, i dialoghi, come ti prende, i misteri che praticamente vai di volta in volta, i colpi di scena continui.
Cioè, il terzo aveva una storia debole e si prestava malissimo al 3D. Cioè, hanno voluto fare la classica cosa, 3D, facciamo anche noi la versione 3D. E gli è andata male. Cioè, tant'è vero che poi hanno fatto tutte le versioni successive che erano tornate in 2D, anche perché erano richiestissime. Però, vedi, dopo non è stato mai... Non è mai tornato sulla cresta dell'onda, cioè, Broken Sword 2... molti dei gamer vecchi lo conoscono, ma non è più un dopo... genere da 2020-2021, come posso dire, cioè è un genere che oramai è stato surclassato da altri, nel senso che si adattava bene con la tecnologia dell'epoca ed era d'impatto, solo che adesso, appunto, per chi non l'ha mai giocato, perché noi ovviamente andiamo pure col cuore, a rigiocare un gioco del genere, se lo va a giocare adesso dice, ma sembra inserire titolo dell'anno scorso, però in 2D. Cioè, è quello, diciamo, l'approccio. Cioè, va visto con gli occhi dell'epoca, perché appunto se lo vai a vedere adesso, tu dici, sì, bello, appassionante, ti può prendere la storia, però tolto quello non ti dà un granché. Però, appunto, cioè, se vai a prendere il 3, come hai detto tu, è tutt'altro paio di maniche. È un po' il discorso che non si può tornare indietro a un certo punto. Se tu sei nato adesso e giochi i giochi che stanno uscendo negli ultimi 5 anni, tornando indietro, anche se magari a livello conscio sai che non è così, ma ti sembra che i giochi di una volta sappiano di già visto. È un po' come con il cinema, esatto. guardi la corazzata Potemkin, fai sì, ma non capisco dove sta tutta questa importanza. Di solito è il contrario, molto spesso è il contrario, nel senso qualcuno potrebbe vedere The Medium e dire wow, non hanno mai fatto un gioco dove non fai altro che girare in 3D le scarpe e gli oggetti che raccogli. No, in realtà, cioè, di solito funziona, è un po' come con la musica, quando esce un artista nuovo che tutti osano e dicono è una roba freschissima, poi tu dici ma 60 anni fa facevano la stessa cosa. Io ho odiato mio padre per tutta la mia adolescenza, magari ascoltavo questo mi ricordo Emerson, Lake and Palmer, così, ma questa è l'introduzione dei Police, così, ma questo che fa così, ma questa è un'imitazione di Sting dell'epoca. Capito? È meno male sbagliato fare questo ragionamento, perché sennò non va bene niente, cioè, ogni cosa nuova che esce dice, ma ne hanno fatta già una. E per quello che, soprattutto con gli horror, mi dà fastidio quando siano banali, perché con loro, Francesco, da quando ho scoperto Doki Doki, Doki Doki è incredibile, perché lui ha un'idea che era quella di disintegrarti un videogioco, ti disintegra un videogioco horror. Quello è più horror del 90% della merda che è uscita nel sono d'accordissimo anni. E sono d'accordissimo, non è tecnologia, non è dialoghi fighi, è una cazzo di idea. Tu devi partire da un'idea horror, poi da lì la sviluppi. Se non hai un'idea, viene The Medium, che è zero. Mi dà fastidio questa cosa, perché puoi giocare tantissimo con l'horror e non lo fanno. Bestie. No, infatti, esatto, non ci giocano. Sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo con te. Poi anche il livello di easter egg di Doki Doki è a livello fuori... Easter egg, ma poi c'è piccoli dettagli che magari tu noti. Doki Doki, sapete cosa mi è piaciuto? Anche il fatto che magari ogni tanto ti spunta un dettaglio, quasi fosse un subliminale, che dici... ma questa cosa l'ho vista o non l'ho vista? Infatti io poi, quando registrai il video all'epoca, che poi veramente mi feci, tra virgolette, accompagnare per mano da Maurizio, perché non avevo paura. No, è vero, cioè non era una battuta d'inizio video, è stato veramente così, io da solo non l'ho fatto. Infatti lì lo registrai da lui in studio e l'ho montato col portatile di fianco a lui che lavorava, per i fatti suoi. Non ce la faceva stare da solo. Comunque, magari c'erano dettagli, ma quella cosa si è mossa per un attimo, diventando un attimo un mostro così... Poi rivedo i video, cazzo è vero, l'ho visto davvero. E lì c'erano magari piccole cose, che non capisci se le hai viste o non le hai viste. Cioè, piccole cose che appunto dove non c'è tecnologia, come hai detto tu, c'è un'idea e che... Esatto. E mi dispiace perché è proprio il genere perfetto per fare queste cose. Ed è gratis. Tra l'altro. Cioè lui avrebbe bastato... Se ti sei annoiati. Sarebbe bastato un euro su Doki Doki. Veramente. Dicevi, Michele? No, che è brutto vedere una cosa del genere e sentirsi annoiati. Cioè, proprio da sé, non c'è nulla. Vediamo, però...
Vabbè, raga, guardate che pure il cinema horror non sta in buone acque. No, vabbè, ma il cinema horror, poverino, povera pace l'anima sua, nel senso che è rimasto lui molto più che il videogioco. Cioè, io negli ultimi 10 anni, se devo dirti un horror bello, ti dico The Witch e poi rimango muto per ore. Guarda, Mario, ti cito, vorrei che fosse di mio sacco, ma ti cito una frase che ha detto un mio caro amico. Quando, perché lui adora gli horror, e prima che il mondo finisse andavamo a vederne tanti al cinema. E dopo averne visti diverse sequenze, a un certo punto si è reso conto che la cosa che più lo spaventava era, adesso che viviamo da soli nelle nostre case, in autonomia, capire che tutto quello che gli abitanti distruggevano lì dentro avrebbero dovuto pulirlo dopo. Quello. Come ci penso, The Witch è quello lì. Guarda, io non sono amante per degli horror, ma il semplice fatto che mi cago sotto davvero. Però The Witch mi pare di averlo visto. È quello lì con Anya Taylor-Joy da piccola. Esatto, quando praticamente c'è la famiglia che sta completamente isolata. Ok, l'ho visto, quello mi è piaciuto e mi ha messo un'angoscia pazzesca. Porca troia, voglio dire, cioè. No, a parte molto, il fatto che già si vedeva quanto aveva Anya Taylor-Joy, era proprio piccola, ma già spaccava sì, i... Sì, non era legale, aveva 15 anni, forse 15-16 anni. Però era bravissima. A parte era legale. Sì, non era legale, esatto. Vabbè, per capire un pochino. Va bene, dai. L'intera live of the Medium, non male in realtà. Ragazzi, anche in chat, questa è una cosa nuova. Abbiamo avuto... È virtuosismo questo, Esatto, uno spazio dedicato a due trailer, l'abbiamo discusso, mi è piaciuto un sacco. Figo. Molto figo, sì. Poi sono usciti anche belli argomenti, nel senso... Sì, no, infatti. Let's go, Gen. Ok. Siamo andati oltre, cioè fosse per me mi sarei firmato il primo gameplay. Quindi grazie a voi, diciamo, siamo andati oltre. E invece grazie ai coglioni dinamici, tu andrai molto più oltre di quel che pensi. Faremo una lunga serie di 3 episodi su The Medium. 3 episodi in cui lo finite in ogni episodio e lo ricominciate da zero. Mamma mia, quello è il mio horror senza sentire i dialoghi già visti. Che bella idea. Il mio horror videoludico è rifare quei primi 18 minuti per più di 3 volte di fin, cioè quello è un horror per me. Guarda, vi faccio capire quanto è importante per Nicola non rigiocare di nuovo una parte in un videogioco. Una volta scoperto il gusto sessuale di Judy, non siamo tornati indietro per cambiare sesso. Ho detto tutto. Io sono partito già donna, quindi mi dispiace. Ragazzi, noi sulle nostre run personali siamo tutti e due donne, però nella run che stiamo portando su quelli non solo siamo uomini, ma penso che se anche Judy fosse etero, non ci vorrebbe perché facciamo schifo. Sembriamo Hitler. Dai, ma almeno c'è Panam, dai, compensa molto bene. Ma secondo me non ci vuole manco lei, abbiamo esagerato quando abbiamo fatto il PG, è troppo brutto. Guardate, una creatura. Non è che modificarlo, visto che... No, non possiamo. Non si può. Una maschera, un sacco del pane sulla testa, è l'unico non modo ancora. Per stare pane. Ottima risposta, è vero, non ancora. Beh, mi pare io che direi ci siamo. Che siamo arrivati sul finale, noi ci rivediamo fra 2 settimane. Io sono sempre quello che chiude, sono sempre quello... È giusto, è esatto. Mario ci ha fatto vedere un commento di Splinter. Nell'inferno c'è un girone col trailer di Medium in solo per re. Esatto. Com'era tipo Fantozzi? Qual era Fantozzi in Paradiso? Quello che c'è il tipo il cinema. E ha detto quanto durerà la pubblicità? È infinita. È solo pubblicità. sì, è solo pubblicità, non c'è nient'altro. La Fantozzi cosa. In Paradiso, credo fosse. Mi sa Fantozzi in Paradiso o in pensione, mi sa. Uno dei due era. Sì, no, potrebbe essere. In Paradiso. No, sì, perché Fantozzi in Paradiso era quello che lui era già morto e ritorna. E ritorna. Sì. Invece lì mi sa che quello è il finale, quello mi sa che è il finale di Fantozzi in pensione. Vabbè, comunque, arrivare a parlare di Fantozzi dopo The Medium, voglio dire.
Beh, ragazzi, buona serata, buon proseguimento. Ci vediamo tra due martedì. Yes. Ciao. Buon proseguimento e ciao.